Allora, benvenuti. Noi oggi stiamo parlando di una cosa molto, molto interessante, che è la chirurgia guidata. Chi di voi conosce la chirurgia guidata? Nessuno sa nulla di chirurgia guidata. Sentito Sapete parlare. perché? Perché io non ne parlo. Ok, non ne parlo mai di chirurgia guidata e sapete per quale motivo? Se non ne parlo, non parlo di cose in cui non credo. Ok, non parlo di cose in cui non credo, parlo di quello che credo. La chirurgia guidata, vi faccio vedere un attimo di che si tratta. Allora, chirurgia implantare guidata. Allora, immagini. Fondamentalmente questa, pianificare l'inserimento degli impianti dentali con il computer e andare poi a creare una guida. Che è questa, che si monta sulla bocca quando dobbiamo inserire gli impianti. Qua ci sono i fori dove c'è la fresa del dentista che entra esattamente lì dove deve essere messo lo stop Sì, nell'osso. Ok. Io ho due informazioni perché vedi che c'è un piattello qua e c'è un foro. Il foro è un cilindro che c'ha anche una direzione. Quindi mi dà informazioni di direzione e lo stop, se io metto uno stop nella fresa, mi dà informazioni anche di profondità. Ok, tutto questo si è fatto un grande business, ok? Un grande business, la Nobel per esempio ha creato questi sistemi per andare a guidare la fresa nell'osso. Si fa praticamente sulla TAC 3D la pianificazione, ok? E andiamo poi a creare questa mascherina dove poi andiamo a pianificare su bocche come questa direttamente la chirurgia. Il vantaggio che viene detto ai pazienti di questa tecnica è che non tagliare la gengiva, ok? Quindi il paziente non si gonfia. Non abbiamo i tempi ridotti, ma in realtà poi ci sono tutti i tempi di progettazione, okay? Che vanno fatti in laboratorio, e possiamo subito avvitare i denti, ovvero subito finire con una protesi avvitata come questa. Ok, l'intervento finisce come questo. Okay? Vi invito, ora vi ho dato delle bustine tra di voi. Ok, trovate delle bustine. Yana, Inga, sul tavolo in SSTV c'ho un bicchiere con degli impianti dentali, portameli. Ok, guardate, io qua c'ho l'aula, ok, vi inquadro voi. Potete sì, aprire tranquillamente. Queste sono delle riproduzioni di TAC 3D reali, sono pazienti che noi abbiamo curato, pazienti che abbiamo curato, e questo è stato il modellino che abbiamo stampato In 3D, in vero? 3D, cioè è la TAC reale, ecco, è un pezzo di quella Capito che io ho persona vinto la tacca, in 3D. come Noi la TAC la possiamo anche stampare e fare sul modellino la simulazione prima di fare l'intervento. quindi è guidato tramite la tacca dove devi piantare. Sì, io posso fare o la chirurgia al computer, mettere gli impianti nel computer, oppure li posso simulare in fisico sul modellino. Ora vi do in mano un impianto dentale che in Europa, non in Italia, viene venduto a 1.000 euro. Questo pezzo qua viene venduto a 1.000 euro. Quello viene costo di produzione 17 euro. Okay. A ruota di collo. Che se le producesse lo Stato, le viti. Ma aspetta, ti avvicino al microfono. il perno che voi mettete è liscio o girinato? Dipende, cioè abbiamo anche Per il i blanditi, che sì. immagino proprio Il appunto per colletto, ora la tendenza al colletto è tornare a 20 anni fa. Il colletto lo vedi come fa liscio. Il colletto è liscio. Sì, e quindi appunto lì se non c'è pericolo di per i Pericolante, blanditi. molto più basso. Quando hanno inventato le superfici zigrinate, sono nate le periblanditi. Va bene, c'è il condivido, chiaramente. Dove cavolo lo metto questo impianto qua? Non c'è osso. Infatti Dove non ho lo tempo. metto? C'è la guidata. È un qualcosa che tu puoi fare se questi sono tutti i pazienti che noi abbiamo nel 5% dei pazienti. Nell'altro 95% dei pazienti noi dobbiamo aprire e ci abbiamo un disastro. Occorre una preparazione. Certo, dobbiamo prima ricostruire l'osso, poi
Ok, nel 95% dei casi noi non abbiamo una condizione ideale dove l'osso è bello tonico e c'ha il volume per mettere l'impianto. Quanti di voi hanno fatto ricostruzione dell'osso? Ok, tutti. I pazienti che fanno riabilitazione completa della bocca sono pazienti che hanno perso completamente i denti, ma hanno perso anche l'osso. E hanno perso osso delle volte è così, a lama di coltello. Okay. Se l'osso si è consumato ed è diventato, per esempio, così, ma l'impianto è così, e la guidata non la posso fare. La guidata è una grande molla, nel senso, serve a vendere le mascherine. La guidata è un qualcosa che negli impianti convenzionali si può fare veramente raramente. Molti la vendono questo tipo di chirurgia perché è un tipo di chirurgia dove fai tutto col computer e quindi il chirurgo che è inesperto alle prime armi si sente più sicuro. La verità è che quasi sempre noi apriamoci il polistirolo, non puoi mettere i tasselli nel polistirolo. Non tengo. Li perdi. Rischi che l'osso poi si riassorba ulteriormente, allora ti sei complicato ulteriormente la vita. I casi di guidata si possono fare dove l'osso è stabile. E noi ora saremo pionieri nella guidata che vi faccio vedere adesso. L'unica zona nei casi di riabilitazione estreme dove l'osso è stabile è questa, lo zigomo. Impianti zigomatici. Qua ha senso fare la guidata. Qua la guidata in cresta a lama di coltello, bisogna prima espandere la cresta. E noi abbiamo diverse tecniche per ricostruire l'osso. Ci abbiamo innesti, oggi quella quindi che vi faccio oggi, una lezione sugli innesti di osso, e la guidata quando si e quando no. Noi possiamo avere, per esempio, un paziente che deve ricostruire nelle tre dimensioni dello spazio, ok, l'osso, per esempio, solo in altezza. Paziente che la deve ricostruire in altezza e larghezza, l'osso. Oppure abbiamo paziente che deve ricostruire nelle tre dimensioni dello spazio. Ok. Questi sono i casi, per esempio, di innesti antropodi, dove io devo staccare un blocco di osso e metterlo in quella posizione. Se io devo mettere qua, per esempio, un blocco di osso, me lo devo procurare da qualche parte, questo blocchetto qua. Osso di banca, dei blocchetti che vendono, oppure lo prelevo dalla mascella. Stamattina, per esempio, stavamo vedendo un paziente, non so chi sia, che ha fatto un innesto di osso 4 mesi fa, a blocco, proprio qua in basso a sinistra. Qualcuno di voi ha fatto questo intervento qua in basso a sinistra con la mandibola, allora non è tra voi. Qua invece cosa facciamo? Facciamo le membrane in titanio. Per esempio abbiamo una parete qua, ok, questa è la mandibola, per esempio. Ok, e allora qua ci mettiamo una membrana che chiude tutto, così che qua si mettono dei chiodini e c'è un'intelaiatura qua in titanio che gli mantiene la forma. Praticamente una sorta di tendina, che noi facciamo una tendina metallica che tiene lì il granulato che noi mettiamo. E poi quello deve essere vascolarizzato, ci vuole tempo perché se non è forma, però 30% qua in genere lo perdiamo di volume di quello che mettiamo. Qua si riassorbe delle volte addirittura anche il 70%. Non è difficile che vengano vascolarizzati. È come quando tu fai gli innesti di una pianta. Sì, sì, non tutto di una pianta, metti lì. Questo mi ne sta blocco, quello della pianta. L'altro, questo qui, è più che ne so, tagliare, apri la pianta e ci metti un cuneo, quella cicatrizza, ce l'hai più grosso, troppo. Paro, guarda, l'esempio è questo proprio, e ci metti del granulato in mezzo alla... qua invece praticamente abbiamo solo una parete da ricostruire, questo è più semplice, quello che facciamo 90% degli interventi. Mettiamo anche un po' di polverina. Apriamo e vicino all'impianto, che ne so, se io ho un dente, questa è la radice, qua c'è l'osso, la vado a togliere, l'impianto è cilindrico, ok, è così, vedi che qua c'è spazio, c'è il gap, quel gap lo vado a riempire con un po' di polverina, ed è questo qui il classico. Poi ci sono pazienti a cui manca completamente l'osso, così come questi, in genere questi la guidata non si può fare. Noi, gran parte dei nostri pazienti, sono pazienti che non sono in questa situazione, che stanno togliendo il dente.
hanno molte zone dove i denti hanno già questi danni. E quelle sono le zone dove si atrofizza l'osso. Non si può fare lì la guidata. Non si può assolutamente fare. In quei casi bisogna fare o delle tecniche additive, dove aggiungo osso, oppure posso espandere l'osso, espansione, oppure posso compattare l'osso, compattazione. Da poco ero in Sicilia, a Palermo, qualcuno di voi avrà visto che in Sicilia dovrà vedere le nuove tecniche di compattazione, che si chiamano osseo densification. Ognuno ha il suo caso, ognuno ha il suo caso, l'importante è conoscerle tutte e saperle maneggiare un po' tutte. Poi non è che ci vuole così tanto a maneggiarle. Sì, abbiamo la laurea, ma sono sempre lavori manuali. Se c'è manualità, la vedi una, due volte, appena un modellino la capisci, la sequenza è quella. Osso densification, praticamente, allora, aggiunge osso, ve lo fate vedere quali sono le tecniche. Espansione ossa. Io ho per esempio l'osso che è fatto così, l'impianto a questo diametro, come ce lo metto qua? Taglia sandwich, allargo. E ce lo fico in mezzo. Quello faccio un taglio, lo avvito in mezzo e quello si espande. Il sangue che si deposita al centro, quello poi si trasforma in osso. Questi sono i migliori mestri. Il problema è che delle volte l'osso qui è fatto così, a clessidra. Se ho un osso a clessidra, quello che si vede è che pur facendo questo taglio, espandendolo, c'è il rischio che qua questa parete si riassorba. E quindi poi c'è la parete dell'impianto che si perde, le spira. L'impianto deve avere almeno in questa zona un diametro più 2 mm. C'eravamo un paziente proprio che sta anche sul gruppo, mi sa, due settimane fa, prima che partissi, che era in questa situazione. Impianti dentali da togliere e quindi non avevamo possibilità di mettere impianti in questa zona, né qua, né qua, né qua. Le uniche zone qua dove rimanevano denti, potevamo togliere i denti, ma tolti i denti avevamo l'ossa clessidra, non si può fare l'espansione. Soluzioni lì, quali sono? Me le sono andate a vedere in Sicilia, sono andata a vedermi la soluzione. La soluzione stiamo o una combinazione di operatività, un nuovo metodo di operare, diciamo, nel senso. Sì, delle nuove griglie, sono delle nuove griglie che vi faccio vedere, però devo andare su WhatsApp, devo andare così vi faccio vedere direttamente le immagini, perché le immagini ve lo spiegano meglio. WhatsApp web. Allora, dottori, gruppo dottori, il dottor Asi. Allora, andiamo un po' più giù. Allora, vediamo se qua si vede anche. No, non ce li ho qua da farvele vedere. Non ce li ho. Sono delle griglie in titanio, fondamentalmente. Si può fare un mix di griglia in titanio. Là dove non c'ho l'osso, mi metto la griglia in titanio per ricostruire l'osso. Qua dove c'ho l'osso a clessidra, gli faccio l'osso di expansion. Faccio uno split della testa. Espando e metto non gli impianti, ma solo l'osso in mezzo. Altro intervento, apro e riespando. E in quel momento metto gli impianti. Faccio cresta sottile. Ok. Taglio. Apro, espando, metto dei tasselli di osso e osso in mezzo. Secondo me, quindi questo mi sarà diventato grosso modo. Poi, altri interventi, in due fasi. Se il problema è molto difficile, scompattalo, indico i problemi. Poi, cosa facciamo? Riapriamo e poi andiamo a densificare con delle prese particolari che sono quelle da osso densificazione, che ci arrivano dall'America tra qualche settimana. Pochissimi lo stanno facendo questa tecnica, però chi la sta facendo vi risolve un sacco di problemi. Quando c'è quei problemi, cosa ti aiuta? Perché non serve a mettere più in bianco, neanche di 4 e poi diventare 6 ore, no? Perché magari non ne attecchiscono tutti gli altri, magari me ne attecchiscono 6, però con 6 finisco il caso. Meglio abbondare, poi togliere, cioè, invece che partire limitato e poi doversi trovare un microcentro.
noi tra quello partiamo sempre con i pianti e cercando di ricostruire. Come funziona l'ossodensificazione? Questa è una tecnica abbastanza recente, però noi già facevamo. Io ho parlato con i chirurghi, allora c'è questa nuova tecnica, ho detto sì, ma già lo stiamo facendo. Cioè noi fondamentalmente abbiamo delle prese che sono tipo cavatati, hanno delle spine che tirano via l'osso, fanno il foro e poi avvitiamo il tassello. È come il tassello nel muro, cosa ti esce dal muro? Ti esce la polverina. Ha senso se noi già abbiamo carenza di osso. Ricostruiamo l'osso e poi lo togliamo. Non ha tanto senso. Se invece io ho poco osso, lo ricostruisco, ci inserisco un punteruolo, per esempio, col martello, e lo compatto, lo espando, ha più senso. Perché poi la vite ha una frizione maggiore. Te immaginate il polistirolo, no? Se tu fai un foro nel polistirolo e ci metti un perno, viene tanto. Se invece polistirolo fai un buchino e poi quel buchino lo allarghi, come sono le pareti del polistirolo, compatte. Poi ci avvinti una vite, viene di più. Niente di speciale. È semplicemente un pochino di senso tattico. Se tu c'hai poco osso, non ha senso tornare. Ma devi ricostruire. Per lavorare sull'osso, l'osso lo devi vedere. Non puoi lavorare alla cieca. L'unico trattamento che si fa alla cieca è la devitalizzazione. Che devi togliere il nervo dal canale. Prima poi togliere il dente e vedere se lo stai devitalizzando bene o rimane. Quello è l'unico intervento che si fa alla cieca, ma la chirurgia devi aprire e vedere. L'endoscopia è bella, sì, perché c'è il buchino piccolo, però delle volte devi aprire e vedere cosa stai facendo, specialmente quando devi ricostruire l'osso in casi che sono completamente riassorbiti, che necessitano 9 su 10 ricostruttiva e preparazione ossa. Quanti di voi deve fare 3 viaggi? Io sono il terzo. Primo viaggio si tolgono i denti, infezioni e si prepara l'osso. Si mettono gli impianti dove si possono mettere. Secondo viaggio, si finiscono di mettere gli impianti, eventualmente si cambiano in provvisione. Terzo viaggio, si finisce mettendo i definitivi. Se noi passiamo per mettere gli impianti dove si possono mettere gli impianti, significa che non stiamo mettendo altri impianti dove possiamo ricostruire l'osso. Quindi stiamo sottodimensionando la soluzione. Il problema è quello, ma il problema si può eliminare. Il problema non è rimettere i denti, il problema è creare la base su cui mettere le radici artificiali. Perché se noi perdiamo i denti, perdiamo le radici, quindi perdiamo l'osso. Noi dobbiamo fare il processo inverso: ricostruire l'osso, mettere gli impianti, le radici e poi i denti. Invece partire da qua significa sicuramente non poter fare il meglio. Allora vitalizzando, come dire? Devitalizzando. Praticamente, infatti, noi l'abbiamo visto parecchie volte. Sì. Che praticamente, devitalizzando dalla chiesa, praticamente, poi ci viene di nuovo il dolore. Allora, dico io. Uno su 10. Guarda, c'è uno su 10 viene il dolore. Le statistiche parlano da 10 al 15%. Vedi, l'ha studiato la mia professoressa di vitalizzazione. Lei ha fatto i principali studi proprio sulle percentuali di insuccesso delle devitalizzazioni. Sì. E lei ha visto che i denti da devitalizzare, possono essere ancora vivi. Vivi e va devitalizzato. Possono essere morti con l'ascesso, per esempio, e vanno devitalizzati, oppure possono essere morti ma già devitalizzati. Aspetta, faccio un'altra sottocategoria. Ci sono quelli poi che sono morti già devitalizzati che non hanno problemi, che non danno un problema, no, e poi ci sono quelli che sì, danno dolore. Ma non è una differenza. Per esempio, se il dente è vivo, c'è una carie profonda che arriva al nervo, questo va devitalizzato. Il dente sta schiattando, c'è i dolori forti, pulsanti. Quella è la classica punta. Se io lo devitalizzo in questa fase, o dal
5 al 10% di probabilità di quello che prende. Dopo, ok. Perché qua l'albero, qua il dente del nervo non è lineare, può essere come un albero. Non riesce ad arrivare fino a... Gli strumenti sono lineari, ma gli strumenti non fanno più i rami, le rametti. Se rimane un pezzetto, un rametto, quello fai in necrosi, i batteri lì ci vanno a mozzi. E allora ti viene cosa? L'accesso. 5-10%. Se il dente è morto, ovvero che il nervo è tutto morto, è passato il dolore, non si è andato al dentista, dentro cosa c'è il pus, necrosi c'è. In questo caso ho il 15-20% di probabilità di avere problemi. Se il dente è morto, non dà dolore, ho il 20-25%. Se ho dolore, 50% di probabilità. Ok. Aspetta, perché questo poi va moltiplicato per il numero dei denti. Devi Devi se io ho un dente, da, infatti qua si fa che cosa? Sui denti già devitalizzati, è un ritrattamento, sì, ovvero viene ritrattato, e quello che è una fine va a vedere costa quanto l'impianto. Quindi 50% di rischio di buttare i soldi, fa un impianto, l'impianto fallisce per 1-2% di impianto. Ah, quindi con niente più. Devi fare, devi buttare i denti 50%. Cioè se tu mi dai i soldi, dico guarda, 1 su 2 te li butto dalla finestra. Scusa, allora per questo avete diviso in 3 sezioni non le mie carte, perché io ho dei morti dentalizzati. Dipende, sì, perché se ci sono problemi, ci sono problemi con la sezione, certo, non vado a toccare tutta il la resto carta. Sì, sì, sì. Okay. Hanno fatto una domanda, cioè quando ci sono denti da devitalizzare, conviene unirli agli altri denti non da devitalizzare? La risposta è no, conviene tenerli separati, perché noi dobbiamo già pensare che ci può essere l'insuccesso. L'insuccesso chirurgico e l'insuccesso di denti da devitalizzare. Per questo noi cerchiamo comunque di curare sempre meno pazienti che devono anche fare devitalizzazione. Noi quasi tutti i problemi che abbiamo avuto sono stati di pazienti che dovevano anche devitalizzare, perché abbiamo un rischio cumulato di tutti gli interventi, è come se facessero tanti interventi, non uno. Se invece abbiamo un paziente senza i denti che deve fare solo impianti, è meno rischioso. Però c'è da dire che se il dente è anziano, okay, i denti danno meno problemi, perché sono più sclerotizzati, già. Cioè il nervo diventa pietrificato. Sì. Sul giovane si hanno molti più problemi con le devitalizzazioni, perché il nervo è molto largo e quindi i canali sono belli ampi e si nascondono bene in batteria. Invece quando è sclerotizzato e pietrificato, lo puoi anche limare senza devitalizzarlo. Un po' come un velino. È sclerotico quello, è difficile che dà problemi. Invece, comunque, questo per dirvi che quando noi andiamo a operare su pazienti che hanno i denti ancora, i rischi sono maggiori. Pazienti che comunque non hanno i denti, la situazione non è ideale. La situazione è questa, sono pazienti che hanno perso anche l'osso. E avendo perso anche l'osso, noi questo tipo di chirurgia una ceppa, non si, questa teoricamente la puoi fare sui modellini su cui fai i corsi, noi non abbiamo mai un osso come questa immagine. Diciamo che non risolve i vostri problemi, perché voi affrontate problemi più complessi. Sono veramente pochi, anche nella pratica quotidiana di chi sta, che opera. Il mio metodo potrebbe fare eliminato, perché non lo so, la gengiva sembra, ma delle volte poi da vedere l'attacco, l'attacco è completamente diverso. La gengiva delle volte è come una parte callosa che riveste l'osso, ma può essere in alcuni punti grossa, in altri sottili. Infatti un pensiero mio nel confronto del vostro, raffrontato con i medici normali, il fatto che abbiate l'attacco. L'attacco serve per vedere, serve molto, per avere un'idea. Okay, la panoramica non è che dica niente. Noi l'attacco lo usiamo per vedere come qua, quanto è distante il nervo. Okay, se e quanto può essere lì lungo il... l'impianto, la direzione, meglio toccare con le dita quando fai il foro, okay? Vedere proprio con le dita dove sta andando la fresa e sentire se freme l'osso. Lo dici, ricordo, e quando mettiamo un impianto nell'osso, il dottore è invasivo, va con le dita, sì, lì sì, deve sì, sentire dove sta vibrando la fresa. Ok, la chirurgia guidata è una chirurgia da paurosi.
Chi fa la chirurgia deve aprire, toccare dove sta tagliando, dove sta trapanando. Dove è proprio sta... caso di toccare con mano. Toccare con mano. Non puoi fare una chirurgia guidata alla cieca. Non è attendibile. È attendibile la direzione se la fai con questa, con questa guida. Non è, non hai informazioni riguardo la densità dell'osso, cioè di quanto è compatto l'osso. E dobbiamo col cricchetto stringere, solo quando stringiamo ci rendiamo conto se l'impianto ha un buon torque. Se non ce l'ha, togli quell'impianto, mettine uno un po' più largo, che ha una frizione maggiore. Ma non ti rendi conto che poi... Durante l'esecuzione. Sì. Chi lavora bene in questa maniera. Cioè devi aprire e toccare. Mi preoccupa più che altro. Il paziente dorme, il paziente comunque anestetizzato, anche qui anestetizzato con questa mascherina, ma questa mascherina non avrai mai un'idea al 100% di dove hai messo l'impianto. Dovrai fare un attacco, ma solo dopo che ti accorgerai di dove sta l'impianto. Se c'è un errore lo vedi dopo. Ecco. Noi molte volte intraoperatoriamente cambiamo strategia, perché ci rendiamo conto che quella soluzione lì non si può fare, ma pronti sempre a cambiare strategia. Io non posso qua cambiare strategia. È come tu andresti nel traffico ora con la macchina teleguidata, quella guida da sola, ma voglio toccare il volante, sentire il freno, l'acceleratore, essere pronta a cambiare tragitto nel traffico, okay? Perché il computer fa esattamente, cioè la mascherina fa quello che gli dice il computer, ma il computer è stupido, è in grado di ragionare, preciso, e ma è stupido quello che gli dice l'uomo. Cioè. Quindi se ognuno ti accorgi che fa bene o no quando tu apri. Durante quando apri, durante certo, certo, man mano che certo, fai, certo. Quando io parlo con colleghi che fanno questa, la guidata, che fanno chirurgie complesse come noi, ce lo diciamo, queste sono fantasie, sono marketing e pubblicità per vendere le mascherine. Fammi capire, quando fanno pubblicità su internet sono tutti casi del 5%. Andiamo a vedere. Cioè, sono sicuri del risultato. C'è chi fa pubblicità, ma gruppo, no, andiamo su Facebook, andiamo. C'erano magari pochi casi. Che sì, appunto, ma sanno già che magari hanno successo. Andiamo a vedere, allora, andiamo su una pagina, loro per esempio la pubblicizzavano, questa tecnica. Allora, informazioni, fanno parte dell'immediato e carico immediato. Sì. Ho capito tutto. Fanno parte di quelli a io carico... Io sono venuto qui perché non fate quel tipo di lavoro lì. Si può fare carico immediato, ma non su tutti gli impianti. Non dipende da cosa c'è solo. Devi saper dividere quando si può fare e quando non si può fare. Quindi bisognerebbe venire da te e dice sì, puoi farlo, ma magari per dire io decido di andare la mia, ma tanto vale già che sono qui, non lo fai più. Scusa. Allora, pubblicità, loro l'avevo vista, pubblicità comunque loro lo sponsorizzano molto. Non la trovo. Aspetta, mi sa che è questa garanzia, certificazione, cardiopatici. Comunque ce l'hanno qua da qualche parte. Loro pubblicizzano il carico immediato, cioè la computer guidata. Sì. Ora, se io faccio pubblicità con la computer guidata, ok, ora vi faccio riflettere sull'essere etico una pubblicità. Una pubblicità deve essere etica e non fuorviante, cioè non deve fare false speranze. False speranze. Perché se tu trovi poi un paziente che viene in studio e lui vuole solo la guidata, okay, tu la puoi fare. È la migliore chirurgia? No, non è la migliore chirurgia. Però con quel tipo di informazione a pagamento tu hai creato delle credenze che sono errate. Cioè che è come dire che la macchina con la guida guidata è meglio dell'automobile normale. Dipende, perché non stai considerando gli altri, non stai considerando gli imprevisti. Gli imprevisti, chiamiamoli imprevisti. Okay, gli imprevisti sono all'ordine del giorno e non abbiamo mai delle condizioni ideali. Se tu mi dici guidare in una pista di go-kart, la pista è sempre quella. Ok, quindi lì può esserci un tracciato digitale che segue il macchinario. Con una pista sempre larga, ma io mi posso trovare là
strada stretta, la strada bloccata, la fossa, tante cose posso provare. Okay. È importante vedere quando si fa questo tipo di chirurgia. Proprio bello riassunto. Quindi sarà opportuno che il paziente, quando viene qui, non pretendesse un tipo di lavoro specifico, ma si affidasse. Noi questo stesso genere di problemi, noi ce l'abbiamo anche con la protesi. Okay. Abbiamo per forza di cose dovuto semplificare, creare dei box, impianti standard, premium, denti standard, superior, premium, sì. Dove ci sono delle categorie. La verità è che non sempre si può fare qualcosa. C'era una paziente, per esempio, la settimana scorsa, dove voleva i denti in zirconio, che però lo zirconio ha bisogno di una barra sotto per sostenersi. Sì. Però lei aveva sorriso gengivale. Okay. Se ha il sorriso gengivale e sorride, la barra va coperta con la gengiva. E vedi, gengiva con gengiva. Ah, esteticamente no. Quello è l'unico caso in cui bisogna per forza di cose fare metalloceramica, perché metalloceramica si può non fare la gengiva. E anche estetico farlo di essere. Se voi, lui per esempio copre con la sorride, i denti manco si vedono, la gengiva non si vede. Cioè chi sorride si vede la gengiva. Si copre molto. Si copre molto. Vi faccio... No, non ce l'ho qua, ci avevo una possiamo foto. Fare delle domande, dottore? Sì, dopo, aspetta, no, devo cercarla. Ah, dottor Andrei gliel'ho mandata. Questa proprio per farvi avere un'idea, per avere un'idea. Quale ci vede? Okay, questo è un errore di valutazione, semplicemente perché quando hanno fatto la fotografia non sorrideva da ampio sorriso, ma sorrideva così. Ne abbiamo diversi gradi di sorriso. Okay. Quando fate le fotografie, Pietro, vi chiede di fare diversi gradi di sorriso. Perché un sorriso massimo è questo. Okay. Se io ho pianificato la protesi con un sorriso a metà, c'è il rischio che faccio questo errore di valutazione. Chi non lavora non sbaglia, nel senso, l'importante è capire però cosa devi fare nei diversi casi. In questo caso ora tornerà, togliamo, condizioniamo la gengiva e facciamo un condizionamento festonato della gengiva e poi lì faremo denti in metallo ceramica. O full zirconio, dipende quanto sono distanti gli impianti, se si può fare tutto in zirconio. Il paziente di queste cose... Ho fatto le fotografie adesso, le faccio con le definitivi le rifacciamo sempre. Fatte adesso con la faccio un po' occhio e mi sono reso quello che effettivo. Le dobbiamo rifare comunque, le dobbiamo rifare. È importante quindi capire che cosa? Che il paziente, vi dicevo, non sempre sa quello che dobbiamo fare. Okay. Quindi sta a noi decidere la strada corretta. Cioè, tu immaginati se durante la chirurgia ci dobbiamo fermare e chiedere vuoi che ti faccio questo, vuoi che ti metto l'osso? No, il paziente ti... deve dare una traccia di quello che vuole, poi deve rimettersi al professionista. Non si deve fidare di chi gli deve dare quella garanzia, perché siamo noi che poi dobbiamo dare la garanzia. Ok, su un lavoro che magari non si può fare. Questo è un lavoro, per esempio, tutto in zirconio, così non si può fare, secondo. Ok, è vero. Deve avere il rinforzo interno. Deve avere il rinforzo interno, il metallo. Però per avere il metallo serve la finta gengiva. Serve spessore. Sì, okay. Il gummy smile ce l'hanno poche persone, 5% della popolazione, il sorriso gengivale. E quello è l'unico paziente che non può fare questo genere. Difficile da gestire perché se perdi tutti i denti, l'osso diventa piatto. Ma io i denti, vedi che la gengiva ce l'ho affestonata come il Colosseo. Così. Sì, si capisce. Come faccio io a ottenere questa gengiva così? La deve creare. Va creata cercando di condizionare con delle teste d'uovo che spremono la gengiva. La gengiva va qui a infilarsi. Lo modifichi come se avessi. Ma non sempre ce la fai, perché la gengiva comunque negli anni tende a riappiattirsi. Sempre a ritirarsi.
In quei casi allora conviene, non sempre però si può fare, tagliare una bella fetta di osso e mettere gli impianti più su. E risolvi due problemi, uno, i denti e il sorriso gengivale. E quello è il protocollo che va fatto, però questo taglio dell'osso lo puoi fare, che si chiama poi la tecnica Malò, questo protocollo Malò, lo puoi fare quando sopra c'hai osso. Se sopra c'è non c'hai osso, niente, lo sottile ancora di più. Allora rischi che poi lo tagli e non puoi mettere gli impianti. Perché c'è poco. Dipende, ogni singolo, l'ideale in futuro è far scegliere sempre meno il paziente, fare la chirurgia, dopo la chirurgia vedere esattamente quello che si può fare. Io questa settimana, per esempio, abbiamo fatto riunione con tutti i dottori sotto che il preventivo iniziale non possiamo già decidere i denti definitivi, perché se no c'è il rischio e poi gli devi fare quelli, ma non si può fare. No, decidiamo al secondo step. Quando gli impianti sono tutti messi, allora possiamo capire che denti si possono fare e quali non si possono fare, soprattutto. Capito? Perché alcune linee, le linee per esempio superiori, non le possono fare tutti. Perché se il paziente è scoordinato, spacca la linea superiore. Secondo me è importante informare il paziente di questa situazione, non lasciarlo. Certo. Perché quando arriva il secondo step, non sai... Noi dobbiamo dividere le informazioni in due tipi. Io ne parlavo con un paziente, delle volte i pazienti mi dicono: ah, perché non me le dici prima queste cose? Perché sennò dovrei creare che cosa? L'enciclica. L'enciclica di dottor Palmas, che è un volume, 27 volumi sono. 27 volumi che nessuno studia. L'ideale è spezzare le informazioni in tre. Di volte in volte. Delle volte anche in quattro. Quindi ci sono le informazioni prima del viaggio, okay. Tutte le informazioni sulle cure all'estero, sulle, su quando conviene e quando non conviene, se devi allineare i denti non conviene, perché ci devi andare una volta al mese, se hai, che ne so, delle patologie particolari non puoi fare, quindi non sei, non vale che fai, per esempio prendi i bifosfonati, farmaci che sono per l'osteoporosi, no? O anti che ti curi prima, ti porti avanti con non sempre li puoi fare le chirurgie. Poi se la puoi fare, hai bisogno all'inizio solo delle informazioni chirurgiche. Ah, inutile che ti do le informazioni protesi. Quello dopo, perché non lo sa neanche. Chirurgica al massimo le protesiche delle protesi provvisorie. Indicative. Qua se no ti inizio già a fasciare la testa. Poi ho le informazioni protesiche. Sì. Poi quali ci sono qua? Aftercare. Assistenza. Cosa devi fare? Come devi lavare? Tu immaginati se il mantenimento, appena ci conosciamo, tu arrivi e ti do tutte queste informazioni. Capisci più. Più delle volte le persone si fermano, si bloccano. Il paziente non si cura. Fai il bene o fai il male? Se tu vai dal dottore, il dottore ti inizia a tirare giù l'enciclica, per esempio, del carcinoma al colon. Sì, sì. Ok, potrebbe essere questo, quello, quell'altro, potrebbe avere questo. Sì. In questo caso devi fare questa chirurgia, poi lo dovrai mantenere. Facciamo prima la diagnosi. Sì, sì. Facciamo la chirurgia, dopo parleremo di quello che dovrei fare negli anni. Perché se no ti vengono gli uccellini alla testa e non capisci più quello che devi fare quando torni a casa. Il paziente va guidato in un percorso che è vastissimo, in un percorso dove il 90% poi lo fa il paziente. Noi facciamo il 10%, ma poi il 90% la partita la deve giocare il paziente a casa. Deve avere cura del lavoro che è stato fatto. Dopo la chirurgia il paziente deve tornare a casa sapendo cosa deve fare, che farmaci deve prendere per i dolori, per l'antibiotico e che deve ribasare le protesi o non strappare. Prima fase. Seconda fase, il paziente mette altri impianti. Gli puoi dare delle informazioni se prima aveva la protesi mobile da ribasare, ora ce l'ha ditata. Informazioni su jet pick e scovolino. Sì. Iniziare a sciacquare col collutorio. Anche lì non deve strappare, ma deve iniziare a riabilitare i volumi di lingua e guancia. Come tu metti i denti abitati, cioè avevi la mobile, prima avevi un grande ingombro. Ora con i denti abitati hai più spazio, ok, però ti sputazzi, c'è il rischio che ti mordi perché inizi a mangiare, devi andarci piano, è come la maratona, non ci fai... capire la bocca che la riabilitazione, il tempo batte quando... Il paziente fa una riabilitazione che in genere dura 10 mesi, dai 10 ai 12 mesi. Con i denti? È finita? No, questa con è la... i denti veri? Con i denti artificiali, perché... Ah.
4 mesi dalla estrazione ai secondi, oppure 6 mesi al secondo viaggio, poi altri 4 mesi, se qua è costruito l'osso, poi sono 4 mesi, e quindi in totale sono 8-10 mesi. Poi dopo cosa fai? Dopo altri 6 mesi? Visita di controllo. Il quarto controllo. Hai chiuso? No, okay. Perché a quel punto inizia il mantenimento. Possono insorgere a questo punto problemi articolari, okay? Possono insorgere rotture, il paziente che non pulisce, e quindi ci troviamo al controllo paziente con un tanto così di danno, peri-implantiti, quindi infezioni degli impianti, perché magari si deposita il tartaro e il paziente non pulisce. E qua c'è tutta una strategia che stiamo elaborando nei centri assistenza. Poi il dottor Balzano. Qui a Milano c'è anche lui. Milano, Roma, Torino, Sardegna. Anche Torino. Buono, no, no. E ci avremo anche a Padova. Ancora no? Torino già ce l'abbiamo. Cioè, sì, ah, così ho 10 km arrivo a... Noi, quello che abbiamo qua, dare, già c'è l'area aftercare, che c'è tutto il protocollo da pulire, poi ti danno anche il foglio su cosa bisogna usare per pulire. Però quello che devi capire anche è che delle volte il percorso non finisce quasi mai qua, ma è un percorso che inizia. Questo. Sì. Perché qua inizia la vera riabilitazione, il paziente si deve riabilitare a mangiare con delle gambe nuove. Delle volte queste le dobbiamo togliere dopo 1, 2, 3 anni e sostituire con altre linee. Infatti l'ideale è noi ora avere delle linee che possiamo fare upgrade, delle linee più stabili. E se noi vediamo, iniziamo qua con delle linee più semplici, e dopo 3 anni le cambio con delle linee più rigide, meno elastiche, più rigide, se non ho avuto problemi lì posso passare all'altra, ma se io già lì vedo dei problemi posso tornare indietro in maniera più semplice. Nelle linee, per esempio, il composito lo posso riparare semplicemente con un'otturazione. Se faccio subito superiore, zirconio, rigido, su un paziente che è scoordinato, gli metto subito le gomme da asfalto, da corsa, e rischio che quello va fuori se non ha fatto il corso di guida veloce. E sfascia però una BMW, non sfascia la bicicletta. Meglio che se va fuori con la bicicletta a 10-15 km orari. Perché... Se io ho un paziente che si educa per 3 anni, poi dopo può fare una linea che è più rigida, zirconio o protesi superiore. È una riabilitazione. La riabilitazione dura anni, almeno 5 anni. Quello che si vede è che dopo 5-7 anni si può dire è andato bene. Okay? Perché è un ambiente dinamico. Le proprie cure. È un ambiente dinamico, c'ho un paziente che poi va rieducato psicologicamente all'accettazione della protesi come un corpo estraneo di cui deve prendere cura. C'ho foto di pazienti che hanno un tanto così di tartaro sotto le protesi. Se uno non si prende cura dei suoi denti, alta la probabilità che anche delle protesi non si prende cura. Le protesi sono più facili o più difficili da pulire? Più dei difficili. Denti? Più difficili. Rieso fisse, devi andare dal dottor Balzano con uno strumentino che vibra ultrasuoni in teflon, in plastica, e ti stacca il tartaro. Ok. Più lui cosa farà? Vi colorerà tutti i denti di viola, là dove c'è la sporcizia, fa le foto e ve le dà. Così voi potete vedere da dentro, di là, dove sporca. Te le attacchi, in Sardegna si dice a conchiletto, sulla testiera del letto, a qua, e te le studiano. Ok, devo pulire meglio lì. Così sai dove devi agire. Io ve lo dico nell'area aftercare, vi spiego come imparare a pulire la bocca. Ascolta. Il segreto è non usare il dentifricio. Idropulsore e scovolino. Lavi i piatti, non lavi i piatti solo col detersivo, li lavi anche con la spugnetta. Tu metti solo il detersivo, agiti il piatto, come lo togli fuori? Qual è l'idropulsore? A me era arrivato uno o l'altro, invece tutte e due. Fa fede l'area aftercare. Entrate, c'è un foglio che vi danno a fine cure con il link. Entrate in quell'area e guardatevi quei video, perché vi spiegano passo per passo quello che hanno fatto. Comunque adesso anche noi che abbiamo i provvisori abitati, dobbiamo fare un certo punto. Imparate già quindi, a lavare. Parlo per te, che io dico, cioè, la voi avete fondamentalmente spazzolino di dentifricio e poi idropulsore, penso che dovrebbe andare bene per, sì, per il momento. Allora, ecco, qua stiamo sconfinando già in un'altra lezione, quella pazienza, sull'igiene. Noi dobbiamo sapere. Questo è un ponte. Questo è un ponte, per esempio. Grazie, lo disegno grande così si vede pure sul gruppo e vedono gli altri. Serve per tutti, dai.
Allora, questo che noi facciamo in bocca è fondamentalmente un ponte, quando noi ripostiamo tutta la bocca, che regge dei pilastri, che è retto da dei pilastri, che noi chiamiamo impianti. Questo è lo sviluppo dell'alcalà. Il ponte va pulito da questo lato, e da questo lato. Ma va pulito anche da qui sotto. Se io qua c'ho la vegetazione, ok, come faccio a pulirlo con la vegetazione se non ho l'accesso diretto? Faccio entrare un filo qua, che c'è questa punta rigida in plastica, che fuoriesce da questo lato. Qua c'è una spugnetta. Lo tiro e con la spugnetta lucido. È come lucidare il campo. Questo si chiama il super floss dell'ora di. Questo non lo sa neanche Iana. Facciamo una domanda. Domanda tecnica. Che cos'è il super floss? No, vieni qua, Sono scappato tutti e due, sono scappato. Vieni qua. Sapete che Jet Pick lo sai cos'è? Il filo super floss. Diciamo, come a scuola ci vieni, non ti sentono sul gruppo. Vieni. È facile così. Comunque non lo sai, Anna, il filo super floss è fondamentale, ma non questa parte, no, la parte della spugna. Da dove la faccio entrare? La parte rigida, dal davanti, mi esce con la lingua, la spingo avanti, prendo. Chi lo usa questo? I ragazzini che usano l'apparecchiera. Sì, sono lì. Quelli che hanno il correttore. Quando lo devi infilare di lato. Lo infili qua dietro e poi lo fai andare dietro. Lo infili davanti, prima dell'ultimo impianto e poi lo sposti. Ah, ho capito, lo fai camminare. Puoi anche abbracciare l'impianto e lucidare l'impianto. Come si fa per i terremoti scuola. Fa come un cino dopo. Diventare come un cino. Sì, io ho pensato la forma degli impianti per arrivare in fondo. Poi ci sono, che cosa? Gli scovolini. Diana, cosa sono gli scovolini? Gli scovolini sono come delle... Spazzoloni per pulire le bottiglie per il sì. Sono piccolini che entrano solo nel mezzo. Ma ci sono di misure piccole, piccole. Quindi forse sono. Ecco, come se. Come se l'idrofusore, che è tanto comodo. L'idrogeno. Prova a pulire l'idrogeno, la macchina con l'idrogeno. Un prodotto di più grosso. Sono a polvere, questa. Bisogna sempre parlare. Il diametro degli scovolini, come lo dice? Il diametro dei sensori infiniti. Come lo prendi? Se poi che fate uno, non è la centrale. Gli scovolini vedete a casa tutte le misure quantità. Sì. Perché poi dopo tre settimane lo butti e prendi il suo. Vero, aspetta, parla una alla volta. Vieni qua. Che non avessi difetti. Ok. Qui non ci passa lì ci passa il filo, il super floss ci devi fare entrare. Il super floss, se non passa da lì, da dentro. Perché lo scavolino ci passa. Super floss, il segreto è super floss. Comincio con... No, perché con l'unico, non lo usavo. L'unico paziente che non può usare il filo è questo paziente. Ok. Che ha problematiche spastiche oppure Alzheimer. Parkinson, no? Parkinson. Pensa un giorno se mi viene l'Alzheimer, non lo riconosci più. Lo diremo poi come carino. Ma tutti loro che si ricordano di te, quindi ti assisteranno. Bene, lezione finita, domande. Se avete domande, facciamo 10 minuti di domande. E poi dobbiamo anche a livello personale. No. Allora, sì. Potete fare domande su Iana. Vieni qua per le domande, così si vede nel gruppo. Così facciamo le domande anche per il gruppo, vediamo anche se nel gruppo ci sono domande. Seguo con interesse, internet permettendo. Pili al video che tratta le protesi con le clips prossimamente. Ho già preso i contatti con Andrea Annucci ed è un grande designer questo italiano, Andrea Annucci, che vi farà una lezione tutta sulle protesi su barre, click clack. Poi pulisci lingua, scovolini, Roberto Pili ha studiato, superfloss, ultrafloss, spazzolino medio, sulle protesi spazzolino morbido, corretto, gengiva, pulisci lingua, colluttorio c'è da aprire una parentesi, perché colluttori ce n'è di diversi tipi, ce ne sono, e conviene usare quelli più forti all'inizio e poi quelli più delicati.
Domanda per il gruppo. Sì, allora, tu hai parlato della rigidità, il zirconio è più rigido. Sì. E col pecton. Col pecton. Invece composito è più flessibile. Più flessibile, ve li metto qua in lavagna. Anche, in lavagna, anche vetroceramica. Vetroceramica e ceramica sempre. Sempre ceramica che comunque è rigida. Il problema non è tanto la rigidità, perché tu tieni conto che c'hanno un materiale sotto. È un composito di rigidità. Tu c'hai qua, puoi avere o metallo o pecton sotto, che regge poi i dentini. Mm-hmm. I dentini possono essere o composito o ceramica stratificata, sarebbe tipo il vetro. Mm-hmm. Okay. E poi la chiamiamo l'altro è zircone. Okay. Te li ho messi in ordine dalla di durezza, te li ho messi in ordine. Mm-hmm. A dire il vero, qua. E qua è metallo. Ok, questo è rigidissimo. Massimo rigidità. Ok, metallo col vetro. Medio. Intermedio. Metallo con composito. Elastico. Comunque il metallo tiene conto che è elastico. Mm. Se i denti li faccio tutti separati, in composito, fletto, dei rompiforze tra un e l'altro. Se io metto pecton e zirconio, stress assorbente, ma rigido esterno. Come la nostra bocca naturalmente. L'osso, il pecton ha lo stesso grado di flessione dell'osso. Uguale. Infatti si usa in ortopedia, in protesi da protesi anche per protesi sono... ricoprire la calotta cranica, gente che ha tolto mezzo cranico. Posso unire al pecton con questo, no? L'unica accoppiamento non posso fare questo. Perché l'unione con questo è un'unione a freddo, invece l'unione del ventre va a 900 gradi. È un'unione allora questo eliminarlo. Noi stiamo andando a eliminarlo, cioè, perché noi se faccio una riparto, immaginati se ho un'automobile che viene tutta creata a freddo o un'automobile che viene fusa, se si rompe un pezzo all'auto la devo rimandare nel forno a 1000 gradi e c'è rischio di dilatazione termica, da qualche parte spacca. Invece le riparazioni è sempre meglio farle a freddo. Quindi devo fare la composizione a freddo, come gli aerei, non sono, sono tutti compositi uniti tra di loro. Se stacco e unisco, ma non devo fondere con il metallo e perché il devo saldare. Una domanda che va messo è la durezza, però mi chiedevi la durezza, questa è più duro, lo smalto è più simile a questo, il smalto è simile a questo, però l'osso è simile a questo. Okay. Allora io sto pulendo con praticamente con lo spazzolino elettrico, va bene, no? Spazzolino elettrico, allora, bella domanda questa. Va bene, va male, io personalmente non lo uso, l'ho usato, l'ho buttato, perché va usato così. E poi uso quello asciutto con l'acqua. Sì, va bene quello. Ma mancano poi tutte le altre cose che ha detto Roberto Pilia. La lingua, bisogna pulire la lingua. E poi lo pulisco direttamente. Lo spazzolino. Ci sono anche gli spazzolini che c'hanno da un lato. Allora praticamente non si può mettere lo spazzolino che ho io. Aspetta, che se no non seguono nel gruppo. Vieni. Che qua devono sentire che sta facendo delle domande che comunque servono. Praticamente, se lo mette allo spazzolino che gira, voi avete detto di no, perché? Allora, lo spazzolino che gira va tenuto fermo sul singolo dente 10 secondi. Ma se tu lo usi come lo spazzolino normale, non hai pulito niente. Già quello gira di per sé. In più tu lo muovi, hai un tanto così di tartaro. Però posso mettere pure... Puoi mettere il dentifricio. È chiaro. Dentifricio serve? No, quello che serve è il colluttorio che disinfetta. Il dentifricio fa solo schiuma. Quello fa solo schiuma. Ora lascialo solo. E poi quello scuso con l'acqua. Il colluttorio. Nel jet pink, lo spruzzino, si può mettere il colluttorio. Ok. Ma se non si usa tutto quanto e si pulisce, per esempio, se io... supponi che io mi faccio la doccia ma non mi metto il deodorante, oppure supponi che io non mi lavo ma metto il deodorante, se io
mi lavo a metà e metto il deodorante, magari sotto so pulito, sopra so sporco. La bottiglia di puzzo sempre. L'ho fatta semplice, però il discorso è che se non puliamo la lingua e puliamo solo i denti, lì già è fatta a metà. No, 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 dopo 20 minuti la lingua dove tocca? Tutto. Dopo 20 minuti i batteri sono di nuovo replicati in giro. Il dentifricio, lo sappiamo che è composto in gran parte da polvere di marmo. Ci sono di diverse granulometrie, grattano la protesi, non usate. Infatti, è questo che porta alla lucidità della protesi. E sullo smalto del dente è dannoso? A me insegnavano, le prime due settimane fate lavare i denti senza dentifricio, così, e poi prendi la pastiglietta che ti colora di viola. Così vede il paziente dove non ha pulito. Quando la protesi è lucida, dopo due settimane il cervello ha memorizzato i movimenti. Puoi anche usare a quel punto il dentifricio, ma quello che conta è il colluttorio. L'igiene chimica non la fai col dentifricio, la fai col colluttorio, con la clorexidina o l'isterin. L'importante è prima scrostare il piatto, poi disinfetti nel detersivo. Okay. Se tu metti solamente, fai schiuma, perdi un po' le coordinate, l'efficacia scende. C'era un paziente, stavamo parlando prima con un dottor Basile, che gestisce l'aftercare, che mi diceva, guarda, i pazienti vengono, mi dicono che hanno pulito al controllo, un tanto così di tartaro, ma io pulisco, la verità sta nel mezzo, lui ti sta dicendo la verità, lui pulisce, il discorso non è efficace, pulisce male. Quindi la soluzione è educare visivamente all'igiene con le pastigliette che colorano di viola, come i bambini. Bambini, gli dai la pastiglietta per capire l'apparecchietto dove deve pulire. Le protesi, ora faremo tutti i centri assistenza dove si fa tutto un set di fotografie con i denti macchiati di viola. Così il paziente vede esattamente come controllarsi. Si rifà una pulizia dove faremo con questi strumenti che vibrano in teflon tutto il distacco di eventuali tartaro, macchie che ci sono, e si va a quel punto a educare il paziente con un protocollo fotografico che ti fa vedere dove devi pulire e come bisogna pulire, perché vi ho detto che il grande percorso inizia qui dopo il matrimonio, non il giorno del matrimonio. Dobbiamo fare un'altra domanda sul collutorio. Io ho un piccolo problema. Io sono un autista di autobus, quindi tolleranza zero sull'alcol, e i collutori hanno alcol. Fanno anche l'istering senza alcol. Ecco, quindi hanno la stessa efficacia quelli senza alcol? Sì, sono meglio. Sì. Assolutamente. Non ci sono studi, se poi uno è fumatore che si fa due volte al giorno un collutore alcolico, quello può fare 10 anni. Okay. Associazione sigarette e collutore alcolico. Okay. Meglio l'Listerine senza alcol oppure il Curacept o il Dentosan, ma il Dentosan macchia un po' i denti. Okay. L'Listerine è meglio, li tiene più puliti. E costa anche meno rispetto a l'Isterin. 5-6 euro ti dura un paio di settimane. Però non puoi anche diluire. L'importante è che l'igiene meccanica la fai. No? Molti fanno, risciacquano, fatto pulito. No, devi meccanicamente andare a staccare tutto con gli strumenti, entrare col filo e pulisci lingua. C'è una sequenza. Vi arriverà Oleg, vi dà i fogli con questo. Oleg c'ha tutti i fogli, capito? Già abbiamo risolto. Domande? Continuando questa domanda. Sì. Quindi quando uno deve scegliere se mettere zirconio o composito... Lo decide il dottore. È perché non è solo una scelta economica o di estetica, è anche una scelta biomeccanica. Ok, e quindi si capisce da cosa, da come mastica uno, tu non puoi sapere come mastico. L'età del paziente bisogna valutare. Quanto deve guidare quella macchina? Deve arrivare fino in Polonia o deve arrivare all'altro paese? Ok, deve andare per sterrato oppure deve andare per strada dritta, tutto asfalto? Significa bocca scordinata, con parafunzioni, anziana, quindi un paziente che già a tremori, un paziente che ha perso le coordinate, che l'articolazione è piatta, bruxismo, quindi è come un ruminante. Bruxismo, no, ne abbiamo parlato le volte scorse. Accorgi dall'articolazione. L'articolazione è spianata, è come la mucca, va a destra, a sinistra, va a dire che spacca tutto. Per dire.
allora dobbiamo lì adottare un tipo di occlusione che è un'occlusione rotonda, invece che evitare le montagne, fare pianura sui denti, in quel caso. Un po' più piatti. Sì, ma su cose tecniche, quelle che fa il dottor Andrei, le decide poi col laboratorio, queste cose. Sono cose troppo tecniche, l'enciclopedia. Che... so cose, alcune cose ci saranno nell'enciclopedia, altre no. Ma le diamo, confonde, fa paure. Le persone alla fine pagano, per il professionista che lui deve decidere come risolvere i tubi, la caldaia, eccetera. Se no ti devi fare un corso di idromeccanica. Come quando vai dall'avvocato per farlo diventare. Fammi le cose. Okay. Fammi le cose. Noi ci occupiamo cioè, abbiamo un meccanico personalizzato. Non puoi metterti a studiare. Io devo aggiustare l'auto, dalla lettera auto. Preferisco pagare. Fammi le cose. Fate che fammi una diagnostica. In base alla diagnostica decidi, selezioni i materiali. Altrimenti c'è il rischio di fare promesse che non puoi mantenere. E lì nascono i problemi. Okay. Quando, per esempio, molti dicono perché non avete fatto preventivo giusto a distanza? Perché non ti posso fare la diagnosi dell'automobile dall'Australia. Okay. Perché se io te la faccio e poi vieni in Australia e devo tenere fede alla diagnosi che ti ho fatto al telefono, sono disgraziato. Te lo sto o sovrastimando o sottostimando, 5 su 10 esattamente ci azzecco che era quello, o sottostimo la soluzione o la sovrastimo, sì, o spari alto poi ancora, esatto. Oppure la verità è che serve fare diagnostica significa vedere quali denti si muovono, dove esce sangue, vedere la bocca tra di loro le arcate e vederle anche in dinamica questo, tra di loro, poi devi incrociare i dati economici del paziente e devi incrociare quello che realisticamente vuole lui, perché c'è chi vuole estetica e chi vuole invece funzione, c'è chi lo fa per conquistare, chi lo fa per mangiare, è diverso, c'è una c'è però chi vuole lo zirconio che sorride, ok, denti perfetti funzionanti non mi piacciono, li vedo scuri, ok, big five, prima la siete ve l'ha detto che lo faceva per l'estetica, ok, dovevamo pianificare altri materiali. A distanza dovremmo passare tutte le nostre ore a parlare con tutta Italia. Chi da venire qua e affrontare un percorso significa che ha già deciso, significa decidere dal verbo recidere, tagliare ogni possibilità di procrastinare, io affronto, vado a petto e mi affronto i carboni ardenti. Allora a quel punto iniziano le danze, facciamo una diagnostica, facciamo una selezione di materiali, controllo, non lo puoi fare, aspetta. Se il preventivo vedi che è alto, aspetta, 2 anni, 3 anni, ma l'importante è che non scendi a compromessi su cose che poi sono determinanti nella durata. Altrimenti, per il compromesso, che magari è più delle volte quello che ha fatto un paziente per 30 anni, l'ha portato in questa situazione. Il compromesso, l'aspettare, il procrastinare. O si fa tutto o neanche si inizia, perché le cose a metà butti i soldi. Butti i soldi o resti nella spinale. Bisogna mangiare cibi morbidi col coltello, okay, non strappare, non sempre fatto tagliare la mela, non l'ho mai tirato morto. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vabbè, non l'ho mai tirato morto. Bene, guarda, c'erano stati l'anno scorso, abbiamo fatto un video, 2 video con 2 pazienti dove mordevano la mela. No, noi abbiamo fatto su internet dei video con pazienti che mordevano la mela. Dai. Un mese dopo, impennata di denti rotti. Ok, video terrorismo. Facciamo i video di denti rotti. Scesa di nuovo i denti, i problemi sui provvisori. Il paziente, quello che fa il paziente, determina se scivoli o no sul pavimento. Cioè se tu ci passi sul pavimento. Se tu decidi di non passare sui pavimenti bagnati, è alta la probabilità che non ti rompi. Non ti guarda, perché sì, perché avevo detto la pasta. No? E allora praticamente io non riuscivo a mangiare, tagliavo tutto e sono abituata a tagliare. Bisogna tagliare tutto. In pezzetti, masticare dietro, i denti davanti servono per fischiare, sorridere e mordere i cattivoni. Comunque, io recentemente, nonostante il piatto nuovo, ho mangiato la mia moscata. Guai, però prima lo diamo la garanzia. Allora. Sai qual è il miglior modo per... Vediamo se il gruppo è d'accordo. Ok.
Il miglior modo per abbattere i problemi di tutti è togliere la garanzia a tutti. Se noi togliessimo oggi la garanzia a tutti, staremmo in realtà facendo il bene delle persone. Tutti accorti per noi. Sai che chi rompe meno, abbiamo, infatti sono tristi, dottor Balzana, abbiamo meno problemi in Sardegna che a Milano. Perché in Sardegna hanno paura di dover fare lo scalare. Il viaggio è una menata. Stanno attenti. Ho mangiato tutto. Però prendevo i pezzettini, tutto il mio tempo. Assolutamente no. Però non devo piano mangiamo di tutto. Non devi mangiare la coscia per il maglianetto. L'ho detto anche l'altro scorso, ci sono cibi tabù che non vanno mangiati, quelli che possono avere semini, croste, buccia di semi, buccia di busci, le torte, le noccioline, le noci, tutte quelle cose non le mangiamo, però ho mangiato quasi tutto in questi mesi. C'è di la verità che mi fa qualche trasgressione. Allora, domande sul gruppo che chiudiamo la diretta, che siamo fuori tempo. Giovanni Zanzi con un caro saluto a tutti. Collutorio Parodontax con 0,06 clorexia va benissimo. Parodontax è ottimo. Roberto, non usate mai collutori con alcol, approvo, mai. Dentifrici Curaset vanno bene i dentifrici, però il discorso è che se uno usa il dentifricio poi non usa il collutorio, allora a quel punto è meglio non usare il dentifricio, essere obbligati a usare il collutorio. Ok, obblighiamoci a tornare. A quel punto tenete conto che voi avete delle protesi che in alcune zone non riuscirete sempre a pulire, quindi col disinfettante riuscite comunque ad andare un po' dappertutto. È sempre il collutorio è la migliore arma. Un saluto a tutti, un saluto a tutto il gruppo e ciao.